c'è ancora e ci sono sicuramente molte persone, per quante desiderano questa sera ascoltare, che hanno bisogno di amore. Marsi coniuga il termine amore con pubblica amministrazione anche per una serie di pregiudizi che danno un'immagine stereotipata del lavoratore della pubblica amministrazione, un popolo di fannulloni come l'ha dipinto qualcuno, un'immagine negativa che Giacomo Giuliano, che nella pubblica amministrazione ha lavorato e lavora come dirigente presso vari uffici del comune di Piana di Sorrento, tenta di dipingere in maniera diversa. Non è facile, ma ci proviamo. Lo so che potrebbe sembrare utopistico parlare di poesia e amore della pubblica amministrazione, però io ci credo perché parto dal presupposto che ci vuole una riforma che debba partire però non dall'alto con le norme cambiate alla maniera di Bassanini o Brunetta, eccetera, quello sì, ci vuole pure per un'altra cosa. C'è una riforma che parte dal di dentro, perché l'approccio fra chi opera nella pubblica amministrazione e il cittadino è un approccio, a mio avviso, sempre un tantino distante, arido. Alla presentazione del libro Fra nuvole e pietre, la pubblica amministrazione come poesia ed amore, Clotilde Baccaro, il professor Rino Sica, il giornalista Gabriele Boiano, Carlo Sabbarese e Marilena D'Acunto. Si può venire fuori dal grigiore della burocrazia, dice Giuliano, che crede nella possibilità di una riforma che parti da chi lavora nella pubblica amministrazione, dove esistono esempi concreti di un approccio innovativo. Io mi sono trovato pure a fare cose strane, tipo il sindaco che mi vede fare un giro tondo in aula consiliare con i ragazzi del servizio civile, però un attimo dopo quei ragazzi hanno dato l'anima e hanno fatto progetti, situazioni. E voglio dire che a volte anche con delle cose che sembrano apparentemente un pochino utopistiche, invece si ricrea un rapporto e si stabilisce un rapporto. Poi è tutto scritto nel libro con delle storie, con dei personaggi. Alla fine, insomma, il libro dà la possibilità di questa riforma che io chiamo rivoluzione d'amore, però speriamo di riuscirci tutti. È utopistico? Non lo so. Ci proviamo. Molti mi danno questa obiezione, però io sono convinto che anche sperimentandole queste cose viene tutto molto meglio. Ecco, anche in iniziative che stiamo portando avanti e in eventi vari.